Stelle di giovedì 22 febbraio. Buona giornata a tutti con la Luna in Leone. E oggi il Toro metterà in chiaro tante cose. Ora io spero di no, nel senso che la maggioranza di voi mi auguro che abbia voglia, diciamo così, di stare sereno. Poi la mia è un'indicazione, per carità, siamo qui giocando con le stelle. L'amore, questa Venere particolare. Allora, fermo restando che chi ha una storia part-time, un'amicizia amorosa, non è disturbato da queste stelle, perché se vivi una relazione come un gioco non ti arrabbi se non funziona, quindi queste persone Toro sono protette. Tutti gli altri potrebbero pure rimpiangere di avere detto no a qualcuno, oppure in questo periodo pensare di avere vissuto una situazione non proprio tranquilla. È chiaro che chi ha una storia da tempo dovrebbe cercare di mantenere tutto sotto controllo, però tutte le relazioni che nascono in questo momento sono particolari. Voglio ricordare che il lavoro necessita di una presa di posizione molto netta, quindi non si può tirare troppo la corda. Il Toro è un segno di terra, se fino ad oggi nessuno vi ha dato certezze per il futuro, ora le pretenderete e magari oggi vi mostrerete anche un pochino più tesi in famiglia o con gli altri. Così anche lo Scorpione, perché ricordiamo che lo Scorpione con due stelle e soprattutto una Luna dissonante e una Venere un po' strana, oggi avrà da ridire qualcosa. Anzi, voi giochiamo con le stelle, vi dico come. Guardate anche le combinazioni. Per esempio oggi le coppie Scorpione e Toro sono un po' su di giri. Comunque, in generale, se avete qualcosa da dire, forse sarebbe il caso di parlare nel weekend, magari domenica. Perché quello che vi passa per la testa oggi non è chiaro e potreste addirittura ritrovarvi contro qualcuno che invece vi è utile, vi sarà utile in futuro. Poi quando abbiamo questi pianeti un po' storti, magari dormiamo male, ci sentiamo un po' sotto pressione, quindi massima cautela. Un punticino in più, una stellina in più la regala il segno zodiacale del Leone. Qui ci sarebbe da dividere l'oroscopo in due, perché se guardo le stelle delle relazioni sentimentali, un po' come il Toro, vi trovo in subbuglio, ma se parlo di lavoro, allora dovrei dirvi forza e coraggio, che dopo aprile viene maggio. Ma no, mi serve questa frase, questa poesia, perché in effetti è vero, perché voi da maggio dovrete fare delle scelte importanti e soprattutto dovrete firmare accordi o rinnovarli. Pensiamo ai sentimenti, perché qui abbiamo un nodo da sciogliere. E questo nodo va sciolto, o siete in dubbio voi, o in dubbio qualcuno che vi frequenta, o magari adesso in famiglia con i parenti ci sono delle questioni da risolvere, bisogna stare in campana. Attenzione anche alle proprietà, alle questioni di soldi. Il segno della Vergine. Vi metto un po' giù, ma non perché le cose vadano male. Ricordo che quando siamo bassi in classifica, magari semplicemente non abbiamo le stelle giuste per fare delle cose importanti, oppure semplicemente siamo in pausa di riflessione. State facendo d'altronde delle riflessioni molto profonde, perché sapete che entro maggio dovrete dare una risposta, che non si potrà ritardare troppo una scelta. E quindi quello che vi chiedo in questo momento è di essere presenti soprattutto a voi stessi e di non lasciarvi andare ad inutili polemiche. Le relazioni che nascono in questo momento sono importanti. Il segno zodiacale del Cancro. Vabbè, c'è la giornata in cui magari si è un po' troppo emotivi, però sapete come va la tendenza dell'oroscopo. Avremo dei mesi molto importanti, il sole è ancora attivo. Se ci sono dei ricordi spiacevoli, bisognerà cercare di annullarli assieme alle persone che li portano questi ricordi. Comunque la giornata è abbastanza tranquilla, ma quello che mi piace di più di questo cielo è la vostra capacità di reagire. Poi, se siete in attesa di qualche opportunità, dovete tenere conto che già le giornate del fine settimana porteranno qualcosa di più. Il segno del Capricorno, il recupero, perché siete partiti questa settimana con una Luna in opposizione, quindi vi do volentieri 4 stelle, anche perché siete delle persone molto attive. A volte mi rimproverano, dice, sul Capricorno non ti soffermi. E qui sono un po' condizionato dal fatto che so, i Capricorno non amano molto le lunghe conversazioni. Voi andate direttamente al sodo. Quindi quando mi esprimo con voi vi dico le cose essenziali, senza troppi giri di parole. Quali sono le cose da dire? Beh, insomma, che in amore siete potenti, che sul lavoro, se non avete già avuto tante chiamate, le avrete.
e che soprattutto in questo periodo avete molte possibilità in più. Non trascurate l'amore. Oggi recupera anche il segno zodiacale dei pesci, che in questo momento può essere solamente vittima di qualche retaggio del passato. Siete persone che amano la tranquillità. Ecco, le persone nate sotto questo segno zodiacale tra i 30 e i 40 anni sono molto attive, poi in età matura cominciano ad essere un pochino più ponderate. Forse perché non volete più vivere nello stress, forse perché quando avete raggiunto certe garanzie non volete metterle in discussione. Se l'amore è importante per voi e lo cercate, marzo sarà un mese di riferimento. Torna sulla cresta dell'onda anche il segno zodiacale dell'Ariete, che abbiamo visto essere un po' sotto pressione lunedì e martedì. Certo che qualche ferita da curare esiste, parlo di una ferita morale ovviamente, probabile anche che qualcuno sia stato male, ma sapete come reagire e soprattutto siete delle persone incrollabili. Questo periodo vi dedica tempo e voi dedicate tempo all'amore, perché c'è tanto da recuperare. Chiaro che le coppie più forti potrebbero anche pensare ad una convivenza, ad un matrimonio, a qualcosa di bello entro poche settimane o mesi. Bilancia, io vi vedo meglio rispetto agli inizi del mese, poi qualcuno mi dirà ma sono sempre in conflitto con me stesso, non riesco a stare sereno, però se per esempio agli inizi del mese dormivate male, magari per paura di esporvi avete tenuto dentro tante cose, adesso non è più così, adesso parlate, anzi siete un fiume in piena e magari avete bisogno anche di osservare una sorta di nuovo percorso di vita. A livello esistenziale siete più reattivi. Se avete dubbi in merito ad un lavoro, se continuerà o no una collaborazione, vi dico, almeno dal punto di vista astrologico, da giugno ci sono grandi opportunità. Il segno dei gemelli, oggi con la luna in buon aspetto, Venere molto attiva, si sente meglio. È come se avesse raggiunto una nuova dimensione di vita, proprio perché ci sono delle occasioni per recuperare sensazioni belle, anche per recuperare l'amore, se è questo che vi interessa. Giornata attiva un po' per tutto. Sagittario, in questo momento potete decidere di fare delle scelte d'amore, delle scelte di lavoro. E chi vi ferma? Già in genere non siete tipi che si bloccano per volere degli altri. Poi adesso avete anche a favore una bella Venere, potrei dire fate il vostro gioco. Nell'ambito del lavoro bisogna chiarire questioni riguardanti alleanze e società. Il segno dell'acquario vince una sfida, ma non deve darsi la zappa sui piedi, perché io non vorrei che qualche acquarello in questi giorni pensasse che sia inutile mettersi in gioco in altre relazioni o che magari dopo un momento difficile ci voglia solo un attimo di pazienza per poi ritrovare serenità. No, bisogna agire in maniera molto limpida, trasparente e soprattutto cercare nuovi amori, fare delle scelte importanti per quanto riguarda il lavoro. Venere nel segno regala fascino e qualche opportunità in più. Vi abbraccio, vi aspetto sempre qui, alla prossima.